Siamo insieme al professor Giancarlo Vinci, che rappresenta la memoria storica della parte psichiatrica di Matti per il Calcio, e a Luigi Pucci, che sin dagli anni 90, per l'associazionismo sportivo e per la WISP, ha dato il via, dato il là a Matti per il Calcio. Pucci, ci racconti quegli anni, il via di Matti per il Calcio, com'è andata? Allora, diciamo che l'attività inizia negli anni 90, 92-93, e insieme alla WISP abbiamo messo insieme a tantissime squadre dei dipartimenti di salute mentale della Regione Lazio e abbiamo messo su un campionato di calcio. Dopo qualche anno, questo bisogna dirlo, abbiamo anche iniziato un'attività nazionale a Montato di Castro, dove andavano inizialmente le squadre che vincevano il campionato del Lazio, andavano al campionato di Montato di Castro, e quel campionato lì, quel campionato nazionale, si chiamava Matti per il Calcio. Però apparentemente in quel periodo c'era anche un'altra attività di Matti per il Calcio nel Piemonte, nella zona di Torino, il Cuneese. Questa attività è andata avanti per tanti anni e fino a qualche anno fa ancora c'era questo campionato che si fa, questo campionato nazionale a Montaldo di Castro, Matti per il Calcio. Certo, per poi cui... si è spostato e quest'anno si è svolto in Riviera a Cesenatico. Torniamo un attimo agli anni 90, Pucci. Ecco, come è nata l'idea, la scintilla di Matti per il Calcio? Nasce la scintilla dal fatto che c'erano questi vari campionati a livello nazionale e cominciavano i primi contatti tramite la WISP con altre realtà di altre regioni. L'idea era quella di fare un torneo nazionale dove si potessero ritrovare tutte queste realtà che facevano questa attività. E lì Matti per il Calcio, tanto è vero che un anno noi come Libera abbiamo anche vinto un premio, una cosa come Striscia la Notizia, perché abbiamo scritto uno striscione, perché scrive lo striscione migliore, abbiamo scritto che ti piace il calcio, ma che sei matto? Ecco, questa era un po' la nostra, per cui probabilmente questa idea di Matti per il Calcio nasce. Poi ovviamente con gli anni questa era stato sempre denominato Matti per il Calcio, tutti gli anni c'era questa sfida tra le squadre della regione Lazio e i dipartimenti per andare a fare questo torneo. Poi gli anni successivi abbiamo trovato anche altre soluzioni. Andava la squadra, si era fatto magari meno penalità, insomma abbiamo trovato anche altre soluzioni per vincere il campionato, perché era diventato un po' troppo, questa cosa creava anche degli attriti un po' più forti per le squadre. Ecco, professore Vinci, abbiamo parlato del passato, guardiamo un po' al futuro. È possibile, dopo 30 anni di esperienze territoriali di Matti per il Calcio, dal punto di vista psichiatrico, fare un bilancio? Certo, ed è fondamentale. Dalla esperienza che lui ci ha raccontato Luigi di tanti anni, io arrivai al centro diurno che mi occupavo di giovani ragazzi gravi con patologie mentali gravi nelle fasi iniziali della loro patologia e anche molto giovani. Fui invitato ad un convegno nazionale dell'UMIS proprio a Prato, dove tutte le squadre di età, tutte le società d'Italia raccontavano le loro esperienze, si presentavano. Che anni erano più o meno? Nel 2011, questo me lo ricordo bene, sì. Perché insomma ci sono degli eventi particolari. E nell'ascoltare le esperienze degli altri notavo che c'era molta attenzione sull'aspetto dell'esperienza, che era sicuramente una cosa molto positiva, tornei cittadini, per strada, veramente una grande fantasia. Però io mi alzai con la mia cultura psichiatrica e di ricercatore e feci una domanda che poi è rimasta, che era per me importante, ma è stata un po' l'asse portante di tutto il mio lavoro, e chiesi: ma secondo voi perché il calcio funziona? E mi rispose un altro signore che stava lì: il calcio funziona perché funziona, cioè è una tautologia, si vede che stanno meglio, ed è vero, cioè se vedi dei ragazzi che corrono, che stanno insieme, sicuramente danno qualche risultato, hanno un qualche effetto positivo. Però mi chiesi, da psichiatra che seguivo questi pazienti, ma quali sono i meccanismi che permettono al calcio di funzionare, perché funziona? Allora, con Luigi, che ha condiviso con me tutto questo percorso, e anche altri colleghi, abbiamo cominciato a ragionare su che cosa andare a cercare, cioè quali erano gli elementi che ci interessavano, e ci interessava fondamentalmente studiare due cose: quanto una persona è in grado di
sapere cosa gli sta succedendo dentro, cioè capire le proprie idee e le proprie emozioni, perché le idee è più facile capirle, le emozioni è un po' più difficile, specialmente chi ha questa patologia ovviamente. E seconda cosa, aiutarli a capire la relazione con l'altro, cioè a immaginare, cosa che noi facciamo normalmente, lo stiamo facendo anche in questo momento, ipotizzare come l'altro prende quello che io faccio, come risponde ai miei comportamenti. Questi due aspetti, l'idea di sé e che cosa mi aspetto da un altro, che è molto alterato in chi ha questo tipo di problemi, era un obiettivo, un target specifico che si può raggiungere con il calcio. Quindi abbiamo prima individuato gli obiettivi, le relazioni e l'aspetto della consapevolezza di sé. E poi, la cosa forse ancora più originale, quali sono gli strumenti per andare a leggere queste cose e valutare, cioè inventare il termometro, che al momento non c'era. Se voi guardate la letteratura internazionale, ancora oggi c'è quasi nulla sull'efficacia del calcio nelle patologie mentali. Non stiamo parlando del calcio in generale, che è poi un altro campo. E quindi con Luigi e con altri colleghi abbiamo lavorato con dei ricercatori anche americani e abbiamo messo in piedi il modello che chiamiamo modello WISP, perché l'avevamo inventato noi ovviamente, però siccome l'WISP per la prima volta è stato l'unico ente che ci ha sostenuto un po' anche economicamente, perché il nostro problema qual era? Fare le ricerche, ma non avevamo degli statistici che potessero poi valutare, perché nelle ASL non ci sono, noi avevamo amici in quel momento che ce la facessero gratis, e lui poi ci ha messo a disposizione un piccolo fondo che però è stato utilissimo, perché abbiamo pagato uno statistico che ci ha permesso di valutare tutte le ricerche che avevamo fatto, tutte le valutazioni che avevamo fatte, tutte le misurazioni che avevamo fatte, di valutare dal punto di vista statistico, se no non hanno alcun significato. Tanto che la pubblicazione è stata poi messa in un libro commemorativo dell'esperienza nel Lazio, ma poi è stata ripresa, un po' ampliata, ed è stata pubblicata su due riviste scientifiche internazionali, e una parte di questo lavoro è andata pure in due congressi mondiali sugli esordi psicotici. Per cui sia il modello di intervento che abbiamo poi elaborato con Daniele Masala, che è un olimpionico famoso, adesso è professore associato a Catanzaro ed è un'autorità in metodologia sportiva, quindi sia sulla metodologia e sui risultati siamo stati in grado, penso 11, di pubblicarlo, perché fra l'altro il lavoro dell'UISP non è stato fatto solo nel nostro centro diurno, perché noi in teoria potevamo cantarcela e suonarcela, ma è stato fatto in 5 centri diurni diversi, quindi ha coinvolto 5 centri. E adesso guardi, a memoria non mi ricordo, comunque c'era una squadra di calcio che sempre la nostra ASA, che si chiama la Stella del Mattino, e poi c'era quella di Mauro Raffaelli dell'epoca, Gabbiano. È un altro paio di Gabbiano, che è storico, ecco, diciamo che il Gabbiano con Libera sono le squadre storiche del calcio romano. E quindi da lì poi l'abbiamo poi approfondito nel nostro centro, e del modello che è stato ulteriormente sviluppato, che ancora stiamo utilizzando nel nostro centro, e che è carino che l'abbiamo utilizzato pure per esempio per altri sport, nella vela, devi fare un gruppo che ti permette poi di fare quel lavoro di riflessione, perché io faccio una partita, mi diverto, vado a casa e finita lì. Il lavoro comincia dopo per noi tecnici, diciamo, ed è perché non passi mai la palla a Luigi Pucci, e devo dire che Luigi Pucci ce l'ha con me, e così si comincia a ragionare su come Luigi Pucci non ce l'ha con me, anzi, sei tu che proprio non l'hai proprio visto Luigi Pucci. E quindi questo adesso stiamo un po' semplificando, però lo spirito su cui nasce è mettere insieme esperienza con rigore scientifico, che è un po' il modello, devo dire, del centro diurno, e qui devo dare atto, siamo tra amici, a Luigi Pucci, che ho trovato le cose che hanno fatto loro erano sempre estremamente rigorose. Cioè, il passaggio successivo sarebbe quello di reinserirli nel mondo del lavoro, o inserirli, perché il lavoro di questi ragazzi molto giovani è fondamentale, ma nella scuola, per avviarli al massimo livello possibile di autonomia. Questo è l'obiettivo. Per far questo c'è bisogno di tempo. Non è importante solo il singolo evento, anche bellissimo. Se io faccio una partita tra la nazionale di calcio italiana, quella di Serie A, e i nostri ragazzi, sarebbe un bel evento. Ma quanto è la ricaduta sulla vita quotidiana di quel ragazzo? E infatti il giorno le avrei dopo? Chiesto proprio questo, professore, la differenza tra un intervento quotidiano fortemente radicato col territorio, costante nel tempo anche nel rapporto con i ragazzi, è un intervento estemporaneo, così un po' a beneficio di telecamera. Prima lei parlava di modello WISP. Il modello WISP nasce proprio da questa esigenza, cioè noi interessa fare un intervento sulla salute
dei ragazzi, e quindi questo richiede tempo, perché per fare un qualche cambiamento, fare acquisire uno strumento, se io voglio insegnare una lingua, non è importante mettere adesso i ragazzi oggi insieme ai ragazzi egiziani, che è una cosa bellissima, non è una cosa negativa, anzi, è encomiabile, ma finisce un po' lì. Se io comincio a insegnare l'egiziano per un anno, due anni, tre anni, potrebbe che non dico tutto la capacità di leggere un libro in egiziano, ma almeno degli elementi di cultura egiziana una persona li acquisisce e gli rimane come patrimonio. Questa è la grande differenza tra l'evento anche importante, qualche ragazzo al centro, qualche volta anche meno, con l'idea che andando via di qua, finita la loro esperienza in questo servizio, in questo ciclo, siano in grado di mantenere qualcosa. La mia più grande soddisfazione, adesso io andrò in pensione tra poco tempo, ma continuerò come consulente qui con Calcio Sociale, è che noi abbiamo fatto tanti tornei con l'UISPA e ogni anno all'inizio ogni anno si fa la foto della squadra che viene messa nella bacheca. Ecco, noi nella nostra bacheca ci sono almeno 6 o 7 squadre diverse, vuol dire che delle persone sono arrivate, hanno fatto un percorso terapeutico rispetto alla difficoltà loro problematiche, che qualche volta è molto importante, ma sono anche usciti da questa esperienza. Non è una situazione in cui entri a 18 anni e a 40 stai ancora a giocare a calcio, perché ci sono tante possibilità di giocare a calcio a tutti i livelli, ma quello è l'obiettivo, che vadano magari in una squadra di quartiere, di parrocchia, dell'UISP, del CSI, dove vogliono, con altre persone, ma siano in grado di starci in quella situazione. Per far questo c'è bisogno di tempo e di metodo. È anche un po' di impegno da parte di tutti, insomma, però è anche un po' di...